concetto. Quando si allarga la sponda di un fiume si fa anche un'altra cosa: si ritarda l'affluenza di quelle acque, le si rallentano quelle acque. E rispetto a una questione falda freatica, ad esempio, e abbassamento della falda, si fa moltissimo. Quello è un intervento, il forse il valore più importante. Allora, ad esempio, nelle linee guida del Ministero dell'Agricoltura avremmo preferito che in qualche modo il concetto della gestione della risorsa idrica fosse un concetto gestito intanto leggendolo situazione per situazione. Io vivo la realtà del riso, la vivo moltissimo. Come viene letto il riso in questo paese? Come una cultura assolutamente idrovora, la più idrovora che esista, e con grandi sforzi verso diciamo, lo sforzo di fare il riso in asciutta. È uno sforzo rispetto al quale i genetisti agrari giocano, perché trovano lì la frattura dove entrare, no, con il concetto di organismi geneticamente modificati, ed è un po' incoerente, a mio modo di vedere, con la tenuta dell'uomo sul territorio, perché è semplicissimo fare del riso in asciutta. Però il riso in asciutta, facciamo quello che vogliamo, fior di università ci hanno lavorato, l'ultimo testo, il professor Bratti mi aiuti, ma credo che Gandolfi e altri 16 docenti l'hanno firmato, se facciamo 4 quintali di riso su un ettaro, noi non ci paghiamo neanche i primi 5 minuti di nafta del trattore, per essere molto chiari, e quindi è evidente che i paesaggi, i territori scompaiono. Il riso deve produrre, con tutte le cose, deve produrre non contro, ma deve produrre per. Allora immagino, se non ci fossero quelle risaie, la falda, le risorgine, il rallentamento dell'affluenza, cioè della corsa dell'acqua del Po verso il mare, si sarebbe. Allora immaginare anche che forse avessimo lavorato di più e prima insieme, e questo non è una critica a nessuno, è un approccio, anche questo è un approccio integrato, probabilmente non avremmo, no, in qualche modo messo tutta una serie di pressioni sul Ministero dell'Agricoltura perché, no, come paese fossimo in grado di fare un pochino più sistema e quindi in qualche modo non diluire quelle linee guida, ma renderle più delle linee guida che guardano complessivamente e in maniera articolata rispetto a delle tematiche. E quindi c'è la gestione della risorsa idrica sul riso, c'è la gestione della risorsa idrica sul mais, e poi c'è quella dello scorrimento, c'è quella degli impianti a goccia, degli impianti a nebulizzazione, e sono inevitabilmente delle gestioni assolutamente diverse dalle risorse idriche. Dentro noi come consorzio di bonifica, ad esempio del sistema in reframe, quest'anno certifichiamo, lo facciamo ad Expo con dei dati molto puntuali, e questo abbiamo fatto grazie all'Emilia Romagna, a Rabboni e il suo IRINET, lo dico a lei, che ci consentiva di fare un progetto sperimentale durato 3 anni e poi fatto diventare qualcosa paese. Noi certifichiamo che nel 2015 abbiamo risparmiato 500 milioni di metri cubi di acqua e li abbiamo messi a disposizione delle altre utenze, li abbiamo messi a disposizione del reddito dell'impresa agricola, perché poi questo è anche complessivamente di una valorizzazione del territorio. E quindi credo che questa sia la risposta più importante. Poi, quindi abbiamo un giudizio assolutamente positivo, credo che con Andrea stiamo lavorando in qualche modo per arrivare anche a un protocollo d'intesa su queste tematiche che complessivamente oggi sono state esposte. Il quadro è, ha citato un consorzio campano, anche i nostri consorzi sono un po' specchio, no, del paese, quindi abbiamo i consorzi del nord, abbiamo i consorzi del centro, direi del centro-nord. Abbiamo delle bellissime realtà anche al sud, e questo tanto per ricollegarmi all'hashtag che proponeva il signore, penso alla Calabria, che stiamo facendo dei percorsi enormi, e quindi alla dimostrazione che si può fare. Abbiamo delle situazioni paese estremamente difficili. Io, se penso alla Sicilia, e se la sua domanda arriva fino a lì, dico non sono in grado di dare nessuna risposta. Mi accontento anche della Calabria, se è arrivata prima la Calabria, non lo sapevo. Abbiamo delle situazioni difficilissime, però rispetto a questo credo che il sistema, proprio il sistema, la rete consortile, sia entrata nell'ordine di idee,
solo di frequentarli, di frequentarli in maniera pratica, perché questo a noi viene chiesto e questo è esattamente quello che vogliamo fare. Va bene, grazie.